Grande successo per la 22esima edizione dell'iniziativa organizzata dall'associazione Hortus Magnus che si è svolta nella villa comunale di Salerno. Un'iniziativa che col tempo ha assunto anche un valore sociale, dando spazio ad associazioni che operano nel mondo della solidarietà. I salernitani attendono con grande ansia questo momento, un momento non solo di esposizione di piante, di prodotti botanici, ma soprattutto un momento per ripensare all'ambiente, per meditare su quelli che sono i grandi problemi che la nostra epoca si trova ad affrontare, soprattutto affrontarli non singolarmente, ma nella peculiarità, nella specificità di ogni conoscenza e di ogni settore. Ci sono persone che lavorano con l'entusiasmo di dare senza ricevere nulla, se non il piacere di poter fare per gli altri, e noi siamo sempre pronti ad affrontare, ad incontrare associazioni come Abbracci o come il Germoglio, che rappresentano il fiore all'occhiello della benevolenza verso il prossimo nel territorio. Infine possiamo dire tutta Italia, non solo qui a Salerno. Tutta Italia, non solo nella bellezza e nell'armonia di un'Italia che deve essere unita e che non può essere e non può sentirsi quella meridionale messa da parte, perché ha delle forze che sono da utilizzare per il bene della nazione. Creatività e curiosità, stupore e meraviglia, entusiasmo e passione, ha spiegato la presidente di Hortus Magnus, la professoressa Clotilde Baccari Cioffi. Sono state come sempre i protagonisti di questo appuntamento, che ha visto coinvolti tanti visitatori, espositori di eccellenza, qualificati vivaisti e amanti del verde, che, tra profumi e colori, si sono calati in una magica atmosfera ricca di suggestioni ed emozioni, utile a recuperare l'inscindibile rapporto tra l'uomo e natura.